Buongiorno carissimi, bentrovati in questo martedì della 30ª settimana del tempo ordinario. Concludiamo così anche il mese di ottobre. La liturgia della parola ci porta a una lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, dal versetto 18 al versetto 25. Si parla qui della creazione, di quella donna che per esempio ha le doglie del parto, e il parto è per la vita, così anche le sofferenze che viviamo spesse volte possono essere anche per una vita nuova. Quante volte soffriamo anche interiormente, ci sentiamo un po' che ci consumiamo, ma per le nostre convinzioni, per il nostro orgoglio, quanto più lo facciamo stare calmo, tanto più lo abbassiamo e facciamo emergere l'umiltà, tanto più sperimentiamo una pagina nuova di vita. Quindi la sofferenza a certe volte è indice anche del male che ci arrechiamo e arrechiamo agli altri, il modo di fare che diventa anche per alcuni versi erroneo. Allora, la creazione è sottoposta anche alla caducità, ma noi siamo figli di Dio, quindi pertanto aspettiamo, ecco, viviamo nella speranza, ecco appunto, per la redenzione del nostro corpo. La speranza è un po' come la chiave che apre una porta, la speranza c'è la possibilità di guardare oltre, andare avanti. Così allora, come il brano del Vangelo di oggi, siamo al capitolo 13 di Luca, dal versetto 18 al versetto 21, vengono riportate due parabole, simpaticamente una compiuta da un uomo, una da una donna. Un po' anche l'atteggiamento di Luca nella redazione del Vangelo, se ricordate, l'uomo che va alla ricerca della pecora perduta e la donna che va alla ricerca della dramma perduta. Qui abbiamo un uomo che semina un granellino di senape nel giardino. C'è bisogno di pazienza, attesa, perché il seme produca il suo frutto. Se avete un attimo di tempo, leggete la seconda lettura dell'ufficio delle letture di oggi, tratta dalla lettera, dallo scritto di San Clemente I Papa. Vedete la bellezza che lui racconta del seme, della sua evoluzione, della sua crescita. Così come il granellino viene messo nel terreno e quindi diventa un grande arbusto dove gli uccelli vanno a fare il nido, così il lievito che la donna mette nella massa, nell'impasto. La mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata, ma c'è bisogno di attesa. Mamma mi diceva sempre, quando faceva il pane, porre la pizza, di andare a scoperchiare perché il calore faceva sì che ci fosse lievitazione, ma con il freddo invece tutto si sarebbe bloccato e riabbassato. No? Cosa frase. Non faccio una sola parola. Bene, allora, quell'attesa che dobbiamo avere in noi nella protesi verso l'eternità. Mi permetto oggi di dire che questa sera alle ore 21 nella cattedrale di San Cetteo presiderò una veglia di preghiera per la santificazione universale. Ci tengo molto a fare questo invito a ciascuno di voi per come potete, nelle vostre possibilità, se avete anche il desiderio, ecco, di muovervi anche da luoghi un pochettino diversi dal centro di Pescara. Ecco, raduniamoci insieme. Raduniamoci insieme a pregare Dio perché il nostro cuore sempre di più viva nella luce del risorto, non nelle tenebre, nell'oscurità di quello che oggi mondanamente si vive. Questa sera tutti, forse in tanti, si raduneranno per fare cose orrende, cose tetre, macabre, enfatizzando il male, enfatizzando chissà che cosa. Invece ci vogliamo ritrovare come popolo santo di Dio, come famiglia, figli di Dio, credenti, nella luce del Cristo risorto, nella luce della fede. Vogliamo unire i nostri cuori nella preghiera, perché ognuno di noi guardi verso l'eternità, verso la santità, verso quel luogo che è preparato per ciascuno di noi, verso la comunione eterna con Dio, quella comunione che già viviamo qui adesso. Come le sofferenze non sono paragonabili alla gloria futura, le cose effimere del mondo non sono paragonabili alla bellezza di un'eternità. Lo vogliamo ridire al nostro cuore, lo vogliamo ridire con forza a tutti quanti, quanto sia bello vivere la fede, quanto sia bello vivere la preghiera, quanto sia bella vivere la comunione con il Signore e con i fratelli. E allora ci diamo appuntamento questa sera alle ore 21 nella cattedrale di San Cetteo per vivere insieme questa veglia di preghiera che ci preparerà poi alla grande solennità di tutti i santi, giornata universale per la santificazione. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, ecco, mettiamo
Un abbraccio e spero di vedervi questa sera. A domani comunque per il nostro solito appuntamento.